riesci a inquadrarmi? Mi abbasso. In diretta dalla sala stampa dello stadio Partenio Lombardi di Avellino per commentare questo 2-0 e la prima sconfitta, si interrompe il ciclo positivo del Potenza. Siamo con Demetrio Steffè, una tua analisi di questa gara. Ma non c'è tanto da dire, siamo dispiaciuti perché non è il risultato che volevamo. Abbiamo preparato bene la partita in settimana e di sicuro abbiamo tante cose su cui ancora lavorare e migliorare, perché comunque anche le prime 5 partite ne arrivate 5 pareggi e comunque la vittoria ancora non c'è. Oggi è stata una brutta sconfitta, perché torniamo a casa proprio senza neanche un punto, e quindi da domani mattina subito testa alla prossima e c'è tanto da lavorare. Ecco, meglio il primo tempo rispetto al secondo, ci puoi dire come poi hai letto anche rispetto all'andamento della gara, soprattutto questa differenza tra la prima e la seconda parte? Sì, di sicuro siamo partiti bene, abbiamo avuto anche occasioni, che poi non so se era anche fuori gioco o meno di Del Sole. E noi la voglia di vincere c'era fin da subito, sapevamo comunque anche l'Avellino veniva da un momento un po' complicato, comunque non sono partiti bene neanche loro. E noi ci abbiamo provato e arriviamo lì sulla tre quarti, ma una cosa che da sempre che ci portiamo dietro. Costruiamo bene, teniamo palla bene, parliamo lì, magari sbagliamo l'ultimo passaggio, il tiro. Ci manca quel qualcosa in più, quel passettino che c'è da fare per portare i punti veri a casa. Domande dei colleghi? Sì. Ciao, buonasera. Grazie. Alfonso Pecoraro, Potenza Rosso Blu. Volevo sapere se, visto che ci hai giocato già insieme a Caturano, qual è il modo migliore per mettere in condizione Caturano di fare gol? Il modo, diciamo, io conosco bene Sassà come uomo e come giocatore, nel senso non sono io che devo dire come. Sicuro Sassà è un giocatore eccezionale che ogni giorno si mette a disposizione della squadra, e siamo noi, tutti noi compagni, che attraverso il gioco col mister dobbiamo cercare di coinvolgerlo di più, ma a volte anche essere meno egoisti in certe occasioni e cercare di fare quel passaggio giusto per lui, che ci dà tanto, ma tanto, si dà tanto tanto da fare anche in fase difensiva, perché veramente corre dietro a tutti, però lì diciamo dovrebbe far gol, e quindi siamo noi che dobbiamo metterlo nelle giuste condizioni, magari col passaggio giusto, il cross giusto, che magari in questo momento arriviamo fino alla tre quarti bene, poi quegli ultimi 15 metri stiamo facendo fatica. Grazie. Arturo Scarpaleggio, tutto Potenza Roma TV. Quanto manca per vedere il vero Steffè? A che punto siamo a livello fisico? No, diciamo che siamo a buon punto rispetto all'inizio, sto davvero molto meglio, però di sicuro un po' da lavorare c'è ancora. Io tutta l'estate mi sono sempre allenato, ho cercato di fare il massimo, adesso con il prof e tutto lo staff ogni settimana abbiamo fatto anche dei lavori personalizzati, ma sia la scorsa partita ma anche questa proprio la gamba inizia a stare meglio, e diciamo che ci siamo quasi, dai. Grazie a voi.